L'acqua santa non è santa. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Oggi io voglio trattare con voi un argomento veramente divertente, a mio avviso, simpatico, brioso, no? Azzardo a dire estremamente comico. Ed è l'argomento relativo al fatto che l'acqua santa, o anche chiamata acqua benedetta, che voi andate a trovare, no, nelle acquasantiere delle vostre chiese di residenza o di domicilio, per esempio una persona magari abita a Milano e ci sono tante chiese, no, e nelle chiese troverà sicuramente le acquasantiere, bene, e in quelle acquasantiere c'è un'acqua che i preti o comunque quelli credenti reputano sia acqua benedetta. Ecco, è acqua santa. Vedi, ti stai facendo il segno della croce con l'acqua santa. Allora, viene chiamata acqua santa perché, secondo qualcuno, quell'acqua sarebbe stata benedetta da un prete, da un prelato, comunque da un clericale, che poi l'ha andata a depositare là, in quell'acqua santiera, allo scopo, con l'obiettivo, di far sì che i vari fedeli che si vanno a recare in chiesa, appena entrano si vanno a fare il cosiddetto segno della croce, va bene? In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, Amen. Ok? Solo che non si rendono conto queste persone che effettivamente parlando quell'acqua, a mio avviso, è una mia opinione, sia ben chiaro, è un'acqua come tante altre, non ha nulla di diverso, fermo restando che secondo i più è stata benedetta. Ma che significa benedire un'acqua? Che ci metti? Dio dentro entra? Di fatto entra Dio dentro? Domanda. No. Ci viene messo un po' di smegma? No. Ci viene messo un po' di liquido bianco che l'uomo emette? No. Viene ad essere benedetta, ho capito? Quindi come funziona? No, è benedetta, è acqua benedetta. Ma benedetta di cosa? Benedetta di che cosa? Buon cielo e buon Dio. Mi chiedo e vi chiedo oggi, in questa sede. Ok? Cioè uno mi dice, ma non, guarda che l'hanno benedetta, abbiamo visto, quella è stata acqua benedetta, quella è acqua roba pura, quella è acqua che è stata utilizzata da un prete, da un vescovo, da un cardinale e l'hanno letteralmente benedetta, no? Con lo scopo, con l'obiettivo di far sì che tutti i fedeli che ogni giorno si recano a messa si fanno il segno della croce utilizzando quella stessa acqua che è stata benedetta da un clericale, da un prete, da un simpatico sacerdote. Ragazzi, puttanate, per me sono puttanate. Perché? Perché si tratta di acqua come tanta altra. Si tratta di acqua si tratta di acqua come quella che tutti noi vediamo. Non è un'acqua particolare, anomala, bizzarra, atipica. È acqua, punto. Tutti continuano a dire quella è acqua benedetta. Per voi lo è, per me non lo è. Perché farmi il segno della croce con acqua davanti e dire benedico quest'acqua nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sono capaci tutti, sono capace pure io. Qualcuno mi potrebbe dire, ma no, tu non sei un prelato, tu non sei un vescovo, tu non sei un cardinale, tu non sei di fatto un prete. Hai ragione, bello mio, ma io mi ci taglio le palle che quell'acqua avrà un valore, avrà un sapore, avrà una sua costituzione fisica nonché osmotica uguale medesima a quelle che troviamo e che escono fuori dal nostro rubinetto da casa, di casa. Solo che quella che troviamo nell'acqua santiera è acqua che è stata messa lì e dove tutti vanno a toccare quell'acqua, a farsi il segno della croce appena entrano in chiesa, no? Cioè il rispetto del culto, per carità, rispettate chi volete, vuole voi. Quando entro mi faccio il segno della croce con l'acqua benedetta, poi quando esco mi faccio sempre il segno della croce con l'acqua benedetta, ok, mi sta bene. Però quella è acqua che per me non ha alcun tipo di valore, non ha alcun tipo di significato, perché quella è l'acqua stessa che trovo a casa mia. Quando io apro il rubinetto di casa per lavarmi il pisellino, il pisellone, la cappella, la testa, il cervello, le budella, i denti, la bocca, la faccia, il lato B, il lato A, le gambe, i glutei, per farmi la doccia, bene, quella secondo me è acqua che troviamo nell'acqua santiera. Solo che quella dell'acqua santiera ha visto la persona davanti, un prelato, che ha detto acqua, io ti benedico cara acqua, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen, in nomine Patris et Filius et Spiritus Santo, Amen. Invece quella che troviamo a casa non è stata benedetta. Allora ci penso io, domani mi alzo dal mio
simpatico lettuccio, lettuccio magico, come direbbe il brasiliano di Roma, il lettuccio magico lo dice il brasiliano di Roma, e vado a dire davanti all'acqua: io acqua santa ti benedico, diventi santa, di fatto diventi santa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia, amen. E allora lì sì che ci posso stare, ma allora lì il discorso cambia, no? È lo stesso, perché è sempre acqua, è acqua come sempre, non ha nulla di diverso, nulla di anomalo, nulla di atipico, ficcatevelo bene in testa. Però ancora oggi ben pensanti i credenti dicono: quella è acqua benedetta, Leandro, quella è acqua benedetta, entra a messa, entra in chiesa con l'acqua benedetta e fatti il segno della croce. Perché? Perché ti fa bene, perché ti fa bene, perché diventerai santo, magari ti togli i problemi di salute che di fatto eventualmente possiedi, barra hai. Ecco perché fallo questo sforzo, benediciti con l'acqua benedetta barra santa. Certo, secondo te che faccio questo? Col caspito, col ciufolo, col simpatico ciufoletto magico, come direbbe il simpatico il brasiliano. Sta chiamando Chiara. Chiara, dove sei? C'è una bambina passata, Chiara? C'è un signore che ha detto Chiara, chissà. Bravo, caro signore, ha detto Chiara, va bene. Detto ciò, io vi ringrazio in primis per la visione, in secundis per l'ascolto di questo video di oggi. Mi è uscito un in primis con la B di B di Bologna, un in primis, no, in primis per l'ascolto e per la visione. Iscrivetevi, bella per voi, bella per tutti, ciao da Leandro, conoscitore italiano.